io faccio un discorso diverso, che una squadra che fa 90 punti con un certo assetto e che fa una campagna acquisti in una certa maniera, non ti deve neanche venire in mente che io possa cambiare modulo. Non ti deve neanche sfiorare l'anticamera del cervello, perché se non bastano 90 punti, 30 vittorie e 18 record e dire che i giocatori sono stati messi nei posti giusti e capire che questa rosa ha 8 esterni, 8 su 20 totali, vuol dire che noi, se noi si cambia modulo, vuol dire che io ho 12 giocatori a disposizione per poter fare 38 partite, se riuscirò a farne 38. Sì, va benissimo, tutto vero. Tutto allora, scritto, prima di scrivere una cosa che fa anche a me mi piacerebbe, ma anche a me, sì. ma a te pensi che Allegri, che è il più bravo allenatore che è in Italia, no? È il più bravo allenatore che in questo momento è in Italia, ma se avesse potuto non avrebbe fatto giocare tutti insieme Dybala, sì, Ronaldo, la mia nonna, la mia sorella, no? C'era solo una squadra che era riuscita a giocare con i figurini tutti insieme, il Real Madrid, quando c'era Ancelotti giocavano 8 attaccanti, 7 centrocampisti. Però, noi non si può fare. Adesso, per esempio, noi non si può fare. Noi abbiamo un equilibrio, dobbiamo tenere quell'equilibrio. Vabbè, va benissimo, però lei per esempio adesso ha citato Allegri, Cristiano Ronaldo è andato via. Oggi si parla di Cristiano Ronaldo. Nella Juve dopo Cristiano Ronaldo. E oggi è la Ternana come approccerà la Serie B. Va bene, il modulo è quello. Ci stanno solo delle ipotesi di agosto. Non ce n'è ipotesi. Non ce n'è. Di agosto. Perché se dopo... 6 giorni dopo aver fatto un'impresa a Bologna si mette subito in discussione Peralta, Donnarumma, quello, l'altro. Sì, perché voi non vi rendete conto, ma quando voi scrivete che Tizio è insostituibile, state mancando di rispetto a un altro ragazzo che in quella partita magari si è fatto un culo tanto, capito? Ed è questo che voi non capite. Poi tutte queste cose. Se i giocatori facessero come faccio io leggo la rassegna stampa e basta. Quello che mi interessa, ok? Però oggi purtroppo c'è i social, c'è quello, c'è l'altro, di su. Poi me li devo ricostruire io mentalmente, purtroppo. Quindi, capito? Quando scrivete una cosa, quando c'è un commento... Sì, ma non c'è stato. Dovete poi capire che poi i problemi li portano lì dentro di quelli però che leggono. Non c'è stata nessuna bocciatura. Non è che si vince, non è che si improvvisano le vittorie. Non è che se si è fatto 90 punti l'anno scorso è perché forse avete sposato anche i miei concetti di comunicazione, di volare bassi, di essere umili. Quest'anno ho la sensazione che siete ancora in però preparazione anche voi. Nelle prime 4 partite, prima dopo del grande filotto, ci sono state ipotesi, si parlava di una Ternana a 3 in difesa, si parlava di Celli centrale invece che sinistra. Dopo uno le sposa, ma è normale. Questo è agosto, è la semplice evoluzione di una stagione calcistica. Non è la semplice evoluzione, perché se vengo qua, se io vengo qua e si va a Bologna e si mette a discussione Sorensen, che è un giocatore che ha vinto campionati in tutta Europa e ha giocato la Champions League e ha giocato nelle migliori squadre, e lo mettiamo a 38 gradi e del 15 d'agosto con uno degli attacchi più forti della Serie A, e la prima partita che questo ragazzo fa lo crocefiggiamo. Domenica abbiamo crocefisso Boben. E perché un gioca Celli? E perché un gioca... Ma è facile, è facilissimo. Però io purtroppo la formazione la devo fare prima. Perché se io sapessi prima che magari un giocatore va in campo e fa 3 rigori, è ovvio che non lo farei giocare. Se lei punta il dito sui commenti social, è un conto. No, io parlo in generale. I commenti social è un altro discorso. C'è gente, siccome noi siamo attenti a tutto come staff, ho visto di gente, non posso dire nomi perché c'è la privacy e nemmeno nickname. C'era gente che 3 mesi fa scriveva che questa squadra era pronta per fare un campionato di vertice in B con 2 acquisti. Le stesse persone l'altro giorno hanno scritto esattamente il contrario, che dobbiamo andare tutti a lavorare. E allora non si fa così, ma non per me, a me non me ne viene niente. Io per fortuna, grazie al calcio, posso anche non vivere di calcio, ok? Però secondo me la Ternana è centrale e voi avete una responsabilità, la penna è una responsabilità grossa. Perché a seconda della penna poi arrivano anche
quelli di Facebook. Nessuno ha scritto notizie false, mister. E purtroppo nessuno oggi i giocatori, e purtroppo oggi i giocatori, e non solo loro, Facebook, Instagram. Allora però bisogna tirare una linea netta. Io dico che non si fa il bene della Ternana. Poi, ripeto, io non so quanto durerò ancora qua, però ti dico, secondo me non si fa il bene della Ternana. Io metto il bene della Ternana, non il bene di Lucarelli. Perché poi quei ragazzi io li devo motivare, li devo costruire, li devo allenare, li devo far sentire importanti, devo trovare le condizioni perché si esprimano al massimo. Allora, io non voglio un aiuto, mi basterebbe che non mi create dei problemi. No, perché qui c'è 12 giocatori nuovi che sono appena arrivati, molti di loro non hanno neanche trovato casa e qui si dà già i giudizi universali. No, i giudizi universali no, però ci può scrivere che un giocatore è andato in fatica contro un avversario. Non è che scrive che un giocatore è diventato io scarso. Vi mando il monito perché doveva essere una bella stagione. Mi sembra che si sia partiti con presupposti sbagliati. Dammi una definizione di professionista. Il professionista è fatto in carne ed ossa, c'ha una famiglia, c'ha un cuore, c'ha il sangue che scorre nelle vene, è uguale a come siamo tutti noi, non cambia. Non c'è il professionista, non è che non può avere sentimenti, non può avere debolezze, non può avere emozioni. Il fatto che sia professionista non vuol dire niente.